cercare di fare le partite che abbiamo fatto fino adesso, essere un po' più lucidi sotto gol rispetto all'ultima partita, perché sicuramente io l'ho rivista e probabilmente sono stato anche un po' duro nelle dichiarazioni post partita, perché mi avevano detto, ma è quello che ho sempre detto, no, a caldo dalla panchina si può vedere altro. L'ho rivista e il primo tempo effettivamente abbiamo fatto molto bene. Sì, sì, no, abbiamo fatto molto bene, ma avremmo potuto fare di più se fossimo stati un po' più lucidi, quello sì. Però abbiamo fatto una buona partita. Una partita che avremmo sicuramente strameritato di vincere, perché praticamente per 70 minuti abbiamo fatto la partita. Loro ci hanno messo un po' in difficoltà alla fine con questi lanci lunghi, perché noi, essendo stanchi, la difesa scappava da davanti, non accorciavamo più, e quindi abbiamo rischiato in un paio di circostanze un paio di contropiedi pericolosi. E quindi abbiamo dimostrato di essere superiori, almeno nell'ultima partita. Sicuramente non inferiori. Noi dobbiamo fare la nostra partita cercando di imporre il nostro gioco. Più siamo lontani dalla porta, meglio è per noi. Più attacchiamo e più dobbiamo essere compatti nel non farli ripartire. Se saremo bravi a fare questo, credo che il Bologna avrà poche opportunità. Bisognerà cercare di sbagliare meno l'avversario e coniugare a questo anche un pizzico di fortuna, perché poi gli eventi fanno la differenza. Cioè, se Mancoso avesse fatto gol su quel contropiede, o se Melchiorri non avesse preso il palo e avesse fatto gol, cambiava tutto. Quindi le circostanze possono cambiare l'andamento di una partita, però poi, come ho sempre detto, la fortuna te la devi anche andare un po' a cercare. Non ho mai programmato le mie vittorie, io sono uno spontaneo, non è che... Oddio, quella di Camoranesi un po' era programmata, ma perché è frutto di un gioco, di uno scherzo. Lui era il capellone del gruppo e non voleva farsi tagliare i capelli da 2-3 anni a quella parte, a quel giorno, e quindi io gli ho detto: vabbè, se vinciamo il mondiale te li taglio. E poi è successo così. Però non è che... Quindi ci possiamo aspettare di tutto, insomma. Si può succedere di tutto.